Nelle ultime ore, le squadre ANAS sono impegnate nel garantire la transitabilità e la sicurezza con mezzi scombraneve e spargisale lungo le statali in provincia di Cosenza e sulla A2 autostrada del Mediterraneo. L'ondata di maltempo ha interessato soprattutto le tratte di montagna nella provincia di Cosenza, dove attualmente stanno intervenendo 12 operatori con 7 mezzi tra spargisale e spazzaneve, in particolare sulla statale 107 Silana Crotonese tra Camigliatello e San Giovanni in Fiore e sulla 177 Silana di Rossano a Longobucco, sulla 504 di Mormanno a Papasidero e sulla 481 della Valle del Ferro tra Oriolo e Castroreggio. Interessata dalle precipitazioni anche la A2, autostrada del Mediterraneo, dove attualmente stanno operando 28 mezzi tra spargisale e spazzaneve e 20 operatori, in particolare nel tratto tra Polla e Laino e tra Mormanno e Campotenese. Numerosi gli interventi di soccorso da parte della squadra ANAS ai mezzi intraversati, sprovvisti di catene e pneumatici invernali. ANAS ricorda che fino al 15 aprile è in vigore l'obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali sulle strade statali maggiormente esposte al rischio di precipitazioni nevose o formazioni di ghiaccio. Ciclomotori e motocicli sono esenti dall'obbligo e potranno circolare solo in assenza di precipitazioni nevose in atto e in assenza di neve o ghiaccio su strada.